Siamo ad un evento di grande importanza per la città perché rappresenta un segnale estremamente positivo in un momento di nubi e di crisi e di pessimismo. La Savio compie 100 anni, ma li compie in grandissima salute. Savio era sempre vista come l'industria di grande ricerca, dove la meccanica veniva fatta con grande acume, con grande propositività. Savio è un leader nel campo delle macchine tessili che ha mantenuto il suo primato, mai, lo ripeto, in salute come oggi, e quello che è sorprendente è che riesce a competere in un mercato mondiale proprio per i costi. È un'indicazione per tutti per tutti coloro che lavorano nel campo della nostra industria manufatturiera, ed è un segnale di grande spinta e di grande ottimismo per tutti noi. Si può fare, questi sono i fatti, questa è la nostra capacità nel territorio. Come politica noi dobbiamo tener conto proprio di questi modelli di eccellenza e capire come aiutarli e fare in modo che si possano propagare anche ad altri. Dopo i primi 100 anni e dobbiamo entrare nel secondo secolo di vita con investimenti in nuovi prodotti, se possibile in nuove aziende e soprattutto nuove professionalità, perché sono gli uomini il cuore della Savio.